La Corte Penale Internazionale è la prima organizzazione internazionale permanente e indipendente, istituita per punire i responsabili dei crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale. È competente a giudicare sui crimini di genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e sul crimine di aggressione. È stata istituita dallo Statuto di Roma, entrato in vigore nel 2002 e ha sede all'Aia nei Paesi Bassi. Al momento davanti alla Corte sono pendenti 13 casi in 7 differenti paesi: Uganda, Kenya, Congo, Darfur, Libia, Repubblica Centroafricana e Costa d'Avorio. A Milano, al seminario organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia sul funzionamento e l'attività della Corte, è intervenuta Silvana Arbia, giudice e registrar della Corte Penale Internazionale. La giustizia penale internazionale non solo è una realtà concreta, ma si può dire oggi che dopo quasi 10 anni di funzionamento, nonostante le grandissime difficoltà e i problemi che incontra, funziona e funziona molto bene. La Corte non può punire tutti i crimini commessi nel mondo, quindi sono le autorità nazionali che si devono attrezzare e cercare di coprire questi bisogni di giustizia. La Corte è un modello, si occupa di alcuni casi e dà un modello di cosa significa giustizia penale internazionale, quali sono gli standard di difesa, di garanzie per i diritti e di efficienza. Poi sono le autorità nazionali che devono coprire le altre esigenze di giustizia. Prima di tutto, questi individui che hanno sofferto a causa di crimini internazionali gravi devono innanzitutto sapere che sono soggetti di diritti, quindi di diritti di partecipare nelle procedure davanti alla Corte e di ottenere, se le condizioni esisteranno, riparazione. Quindi il fatto stesso di riconoscersi come vittime è un grande avanzamento e progresso nell'ambito della giustizia penale internazionale. L'Italia ha ospitato la conferenza diplomatica per la creazione dello statuto, ha ratificato lo statuto, è il quarto paese che ha ratificato lo statuto e adesso ha un po' di problemi in termini di attuazione della legge, nella legge italiana dello statuto di Roma, anche deve essere secondo me più attiva nel riconoscere i bisogni della Corte, anche i bisogni finanziari e quindi deve cercare di comprendere meglio i bisogni della Corte. La Corte ha delle prospettive molto incoraggianti perché già a pochi anni dal suo funzionamento si occupa di 7 situazioni, fa già dei processi, ha migliaia e migliaia di vittime che hanno chiesto di partecipare, migliaia e migliaia di vittime che hanno chiesto la riparazione. E quindi è un lavoro che progredisce di giorno in giorno, è una corte permanente ed è proiettata per il futuro, soprattutto per le future generazioni, io penso. Grazie.